spettatori di Fano TV, oggi siamo ai Tre Punti di Fano perché dopo un anno di stop a causa della pandemia finalmente è tornata la festa della Crescia Matta e Hockey in Porchetta. L'evento organizzato dalla cooperativa Tre Punti e dalla Proloco Fano Infortune è giunto alla 36esima edizione. Arido, una grande collaborazione quella con il Conad, ma ti vediamo anche in cucina, pronto a lavorare. Ah, non è bello solo collaborare, bisogna anche lavorare. No, no, è un piacere aiutarli in tutto, sia diciamo, sotto l'aspetto diciamo, del risultato complessivo come gruppo e sia operativamente perché fa piacere, insomma, dai. Qual è il tuo compito in cucina? Portare da mangiare ai tavoli. Quindi servizio, ti vediamo con la mascherina, logicamente nel rispetto delle norme. I guanti, mascherina, tutto quello che c'è da fare, lo facciamo tranquillamente e speriamo che vada tutto bene. Bene, buon lavoro. Grazie, a voi. Filippo, in questo momento che inquadra le piedine, però noi siamo con un veterano della cooperativa Tre Punti. Giorgio, come va? Bene, bene. Dopo 20 anni di piedino ho imparato a fare le piedine. Però c'è tanto lavoro da fare questa sera. Beh sì, abbastanza, anche perché abbiamo anche quelli della tombola stasera, perciò dobbiamo servire sia i prenotati e anche quelli che hanno prenotato per la tombola che poi dopo proseguiranno con il gioco. Insomma, avete sempre il giusto spirito. Come avete affrontato questo anno? Un po' di paura fino all'ultimo minuto, perché comunque tanto devi chiedere tutti i permessi e tutto, poi non sai neanche qual è l'evolversi della situazione con questo virus. Infatti fino a pochi giorni fa ancora non si sapeva neanche cosa dovevamo fare o meno. Noi ci siamo anticipati, ma è comunque sempre... e mettersi un po' in gioco, anche perché comunque le spese ci sono, anche per esempio per la tombola e per fare tutti i permessi, capito? Devi fare tutti i versamenti, poi magari ti capita che non puoi fare più niente e salta tutto. Per oggi vediamo, intanto mentre stanno arrivando tante persone all'ingresso, che qui la macchina operativa è pronta ormai da diverse ore, tantissimi volontari che cucinano. Sì, ci sono molti giovani. Grazie a loro che comunque riusciamo anche a affrontare i giovani, li abbiamo messi a servire, un po' fanno le piedine farcite, noi qui facciamo solo le piedine per la tombola e per alcuni così associati, così invece di là fanno tutte le piedine farcite per la gente che vuol mangiare. Cioè abbiamo due menù, un menù completo da 15 euro di piedina, patatine fritte, salsiccia e quelle cose lì, poi dopo abbiamo un menù con l'oca che viene un po' di più, ma purtroppo l'oca costa. E già dicono che è davvero squisita, ce n'è davvero per tutti i gusti. Buonasera, voi di dove siete? Di Pesaro. Mi dicono che siete anche dei grandi appassionati di tombola. Veniamo spesso, quasi tutti i sabati, adesso che ha ripreso, e prima lo facevamo prima del Covid anche. E quindi questa sera diverse tavolate di persone che giocano insieme a voi. Sì, sono di pesaresi, sì. Che cosa mangerete? Ah, mangeremo tortellini pasticciati, crescia matta,
piadina, salame affettati credo, e non mi ricordo, c'è un'altra cosa ma non mi ricordo, il dolce, il vino, l'acqua, le erbe, un sacco di roba. Menù completo. Un sacco di cose, sì. Bene, buona serata a tutti. Grazie mille, anche a lei. Roberto, prima il terremoto, poi il Covid, insomma sono stati anni davvero difficili, però questa amicizia con Gino Bartolucci, ma in generale la cooperativa Tre Ponti, continua e forse si rafforza. Sì, devo dire una cosa molto importante per me che mi fa battere, diciamo, il cuore. Noi anche nella difficoltà del terremoto e sia oggi nella pandemia che è in tutto il mondo, noi con Bartolucci, Gino, ci siamo sentiti quasi tutte le settimane. Difficile, però si cerca piano piano anche di ripartire, no? Sì, sì, cerchiamo di ripartire sia nella fase del terremoto che nella pandemia. E Gino Bartolucci, ogni 15 giorni, ogni settimana che ci sentivamo, lui mi ha detto sempre: Roberto, forza che ce la facciamo, forza che ce la facciamo. E questo per me è stato una possibilità e positività di andare avanti. E noi siamo felici, tutta Fano e tutta la cooperativa, di riaverti tra noi. Grazie mille, grazie Fano e grazie alla Tre Ponti, che dire. Eccoci qua, potete vedere voi dall'immagine che cosa ha innescato oggi la Tre Ponti con Gino Bartolucci e il suo staff, questo grande evento. Grazie Roberto, e mi auguro che tanti fanesi quando ti vedono possano accorrere da te e darvi una mano. Sempre, sempre, sempre. Non hanno mai mancato all'appuntamento che la Tre Ponti ha fatto e che ci sono io, loro sono stati sempre presenti con me. E che dire, grazie Fano. Alla festa della Crescia Matta anche i Sorcinelli, vi abbiamo visto più volte anche in piazza per l'albero di Natale, tante collaborazioni non solo con la cooperativa ma anche con la Proloco, sponsor, e oggi qua la festa. Sì, esatto, siamo venuti qua per festeggiare questa bellissima iniziativa, è una cosa stupenda, speriamo di ripartire alla grande e ritornasse tutta la normalità. Grazie alla cooperativa Tre Ponti siamo sempre più forti. Che cosa mangerete questa sera? Non so, ma di sicuramente di tutto, perché qua intanto è sempre tutto ottimo, quindi sicuramente assaggeremo un po' di tutto, di quello che ci porta. La scelta è tanta. Esatto, c'è tanta roba, quindi vediamo quello che c'è e mangeremo un po' di tutto. In famiglia o con gli amici? Siamo in famiglia e con gli amici. Buona serata. Grazie. Ciao. Grazie. Li andiamo subito ad intervistare. Buonasera. Buonasera. State cenando, ci dispiace, ma siamo curiosi di sapere com'è. Finora tutto bene, tutto veramente bene. C'è un'oca che è fantastica. Abbiamo già i tortellini che erano eccezionali, cosa vuoi? La Crescia Matta non si sbaglia mai. Vediamo tanti ossicini nei vostri piatti. Sai, perché l'oca ci sono gli ossi, anzi più ossi ci sono e più è buona. In compagnia questa sera? In compagnia degli amici del ballo, della Dream Dance qua, tutti gli amici del ballo. Lei lo sa che lui mi dica. Ha vinto il campionato italiano? Certo, vi abbiamo visto tante volte esibirvi anche proprio sulla pista dei Tre Ponti, Mirko, però quest'anno non si può. Quest'anno non si può, speriamo che ritorni a questi bei tempi, anzi proprio ieri mi ricordava Facebook ricordi di 3 anni fa quando c'era Simona 40, tutti in pista a ballare, veramente ci vogliono questi... Ci voglio che ritorno queste cose, veramente. Questi momenti di spensieratezza, appunto, che mancano, speriamo che possano ritornare il prossimo anno. Speriamo veramente, guardi, che è una cosa. Ci manca a tutti, penso, a tutti, a tutti. Buona cena! Bellissimi! Ciao!
In questo momento sta cenando e lo andiamo a disturbare, però tra poco lo vedremo anche nel palco. Nicola, buonasera, tra poco dicevo ti vediamo nel palco dell'Arena BCC. Buonasera, buonasera a tutti, sì, fra poco iniziamo poi la serata, quella dialettale, no? Quella che fa parte un po' l'originalità dell'Arena BCC, per la quale è nata, no? Lo scopo reale dell'Arena, quello del teatro dialettale, quindi circa 13-14 anni fa siamo partiti con l'obiettivo di portare le compagnie teatrali del territorio all'Arena BCC. Ecco. Ecco, prima di chiederti quale sarà la programmazione, sono curiosa di sapere come va la cena. Beh, la cena io dico meravigliosa, poi qui a Treponti è difficile sbagliare, Gino Bartolucci quando mette la sua impronta non sbaglia mai. Questa sera appunto la colloca in porchetta e poi la Crescemato ormai, dai Simo, ormai è storica, no? Voglio dire. Sì. Ritorniamo all'Arena BCC intitolata Manuelli, quali saranno gli appuntamenti? Allora, noi siamo partiti quest'anno dal lunedì al giovedì con il cinema. Appuntamento ormai che comincia a prendere veramente molto piede, perché dopo il lockdown è appunto un appuntamento che ha molto consistente, dal lunedì al giovedì. Poi il venerdì appunto il dialettale. Dialettale, rassegna che quest'anno ha preso una piega a livello regionale, quindi si amplia sempre di più. Siamo partiti da Fano, poi la provincia, quest'anno abbiamo gruppi anche da fuori provincia, quindi regionale. Poi ci sono tanti eventi musicali. Il 16 agosto un evento importante che è quello dei Nomadi e il 29 agosto invece Samuel dei Subsonica. Quindi i Nomadi e Samuel sono le particolarità di quest'anno, eventi a livello nazionale, diciamo. E poi non solo, perché ci sono anche le cover, quindi la cover dei Queen, i Queen Mania, oppure la cover di Vasco Rossi, il tributo a Vasco Rossi con gli Havana Club. E poi abbiamo naturalmente un altro evento speciale, è quello dell'Orchestra Sinfonica Rossi, quindi Libertango. Oltretutto poi ci sono degli spettacoli di cabaret divertenti legati un po' agli humor con le barzellette. E anche qui c'è una novità. Sì, novità, perché quest'anno si è preso una piega diversa, cioè senza raccogliere i barzellettieri del territorio, quest'anno avremo Bicio, no, il barzellettiere, sì, esatto, storico, ma i partecipanti saranno gli ultimi tre finalisti degli ultimi anni della Sei l'ultima, quindi sono i quattro finalisti praticamente insieme a Bicio della Sei l'ultima, della trasmissione, no, storica delle barzellette. E poi come non ricordare che ci sarà anche il San Costanzo Show con sapore di sale grosso, ecco. Poi con noi al tavolo questa sera Claudio Morosi, tanti artisti, no? La Nicoletta Mercantini, figlia d'arte della Franca Mercantini, ecco, beh, parlando, sì esatto, c'è anche la Nicoletta Mercantini, perché Franca Mercantini della compagnia di Pesaro Il Faro, quest'anno addirittura, oltre che venire qua con la sua compagnia teatrale da Pesaro, ha una novità, presenterà un libro della sua vita, la storia della sua vita. Ve lo garantisco che è veramente eccezionale, perché l'ho letto, è qualcosa di emozionante. Poi on stage Emanuela Giorgi. Insomma, tantissimi artisti, tanti appuntamenti da non perdere, sulla pagina Facebook li troverete tutti, Arena BCC. Vi lascio alla cena. Grazie. Buon proseguimento. Sempre un piacere. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Buonasera, di dove siete? Bologna. Da Bologna direttamente alla festa della Crescemato, oppure siete degli abitué di Fano? Case qua in zona, quindi veniamo spessissimo, siamo mezzi fanesi, mezzi pesaresi, siamo una via di mezzo insomma. Come sta procedendo? Abbiamo fatto una tombola e anche un ambo, quindi tutto bene. Che cosa avete vinto? Abbiamo vinto Tonno Conad e un buono sconto Comet. Quindi ha convenuto? Sì, è stato conveniente. Sì, poi Locca era buonissima, eh?
Come sta procedendo invece la vostra vacanza nella città di Fano con queste norme anti-Covid? Siete comunque sereni? Sì, no, sta molto bene. Siamo proprio, qua ci piace molto la zona. Posso chiedervi da quanti anni venite a Fano? Addirittura 40. Mia madre comprò una casa 40 anni fa e io la mantengo, quindi ci piace molto e di solito frequentiamo anche tutte le sagre della zona, quindi siamo felici di aver ripreso dopo il Covid questa bella usanza e qua ci siamo trovati in totale sicurezza. E questa sera è andata anche bene? Ah, i miei amici sì, a me no, io sono fortunato in amore, perdo sempre. Grazie, buon divertimento. Okay. Ciao. Presidente, un evento quest'anno che è stato confermato e per fortuna possiamo dire un grande successo, lo dimostrano anche le tante persone alle nostre spalle. Sicuramente sì, non ce l'aspettavamo perché è il primo anno che noi facciamo una manifestazione dove non c'è musica, alle mie spalle vedete che si divertono a giocare alla tombolata, ci consoliamo con questa, però non ci aspettavamo tanta gente perché la paura era che un po' il Covid, un po' che tutto. Da me erano abituati con le grandi orchestre a ballare, quest'anno purtroppo questo problema Covid ci ha precluso la musica, non vogliamo rischiare perché qualcuno mi dice metti un po' di musica d'ascolto, poi magari qualcuno salta e balla e poi qualcuno col telefono riprende, poi dicono vedi là ballano, allora noi non balliamo. E abbiamo visto che comunque qua le norme vengono rispettate perché tutte le persone sono distanziate, avete lasciato il dovuto spazio anche tra una sedia e l'altra, all'ingresso nominativi, temperatura, quindi questo tutto sotto controllo. Sicuramente sì, abbiamo puntato a questo, come vedete i tavoli che gli altri anni portavano 8 persone, quest'anno ne portano 4, non più panche ma sedie, poi naturalmente se uno in famiglia si avvicina ma amplia diciamo la distanza dall'altro che è di fianco a te o di fronte a te, perciò naturalmente puntavamo su questo e ci stiamo riuscendo molto bene, la gente capisce il momento, naturalmente io non mi aspettavo sta gente, poi devi pensare che tanta gente abbiamo fatto tanto asporto, tanta gente che ha telefonato dice posso portare a casa perché io, mia madre, sai una certa età, la paura, ancora esiste questo fattore e noi piano piano, noi ci siamo messi in gioco, perché dopo qualcuno può pensare quello che vuole, non era facile, ci siamo messi in gioco perché un giorno mi hanno chiamato i miei amici di San Costanzo che loro fanno la polenta e mi dicono Gino noi facciamo la polenta da asporto e abbiamo cominciato a ragionare dice, e noi facciamo l'oca da asporto. Realmente poi ci siamo resi conto, ma facciamolo anche sul posto, allora è andata la grande con l'asporto, ma è andata la grande anche sul posto, perciò grazie a tutti i fanesi, tanti pesaresi, perché tanti pesaresi che vedono Fano TV poi naturalmente, i bolognesi là poi che avete intervistate, che hanno una casa a Fano ma conoscono, e gli ho detto ma voi vedete Fano TV on streaming o in televisione, vediamo Fano TV, perciò ci fa piacere che poi Fano TV porta il nostro messaggio in tante case e questo ci fa piacere, è un vanto, anche perché poi Fano TV è nata qua. Ricordiamo, è vero. Del 2006 e quanti, 14 anni fa, Fano TV in quella stanza che vediamo alle mie spalle, dove praticamente abbiamo Marco Ferri, il direttore, ha iniziato questa attività, diciamo. Siamo un po' evoluti. Si è evoluto il mondo del TV, no, naturalmente. Certo. Ma anche quello della cooperativa Tre Ponti, tant'è che dobbiamo dire, Presidente, che abbiamo visto veramente decine di volontari qua intorno ai tavoli, in cucina, alla tombola, giovani, adulti. È bello vedere tutti questi volontari, persone che comunque si danno da fare per la comunità. Da noi perché la paga c'è, una cena, perché quella non manca mai, perché io dico sempre, alla fine dell'evento o si va a mangiare il pesce o si va a mangiare la pizza, quella stessa cosa. Ecco, stare insieme, fare comunità è il nostro obiettivo. E noi riusciamo a farlo, io dico discretamente, però qualcuno dà un gran merito a me, perché, però io dico, potrei essere un discreto pilota, anche se non lo sono, perché devi pensare che io, tanti amici che hanno visto su Fano TV le mie interviste, tanta popolarità, perché d'altronde non c'è evento Fano dove non c'è Gino Bartolucci, Gino ha questa droga, ognuno ha le sue droghe, io ho quella dell'associazionismo, degli eventi, mi piace farlo, lo faccio con passione, lo faccio che devi pensare alla notte andiamo a dormire alle 3, poi alla mattina alle 7 bisogna essere qua,
perché con tanta tensione, perché non è facile dormire, perché naturalmente quando fai un evento ci sono tanti rischi, tante situazioni, e quando alla sera che tutti se ne vanno e noi non abbiamo avuto problemi, ci rilassiamo, ci sgonfiamo, come suol dirsi.